Ciao a tutte ragazze, scusate per gli orri di capelli ma ho fatto la doccia. Allora niente, colgo l'occasione per rispondere alla domanda di una ragazza che mi ha chiesto il nome e la collezione del Kejal che ho fatto, con cui ho fatto il video per occhi scuri. Allora, questo Kejal è molto, a mio parere, è ottimo. È della Kiko, si chiama Glossy Eye Pencil e è il numero 500. Ha lo sfumino e si presenta con la portamina, diciamo, scura. Faccio vedere perché è morbidissimo. Vedete? È molto morbido. Io prima di provare questo, il prezzo, scusate, ma non lo so perché non so quanto possa costare, credo sui 5 euro, 5,90 euro. Comunque, ragazzi, cioè, ne vale la pena davvero perché è morbido e tinge. E, però io prima di questo Kejal avevo questo qui ora è sbiadito, comunque è della Broadway, una marca che si trova anche nei supermercati e non mi ci sono trovata bene perché sfuma parecchio, vedete? Questo sotto è molto sfuma parecchio e niente, praticamente non è waterproof. Questo invece, anche se non c'è scritto waterproof, vado perfettamente al mare e niente, mi rimane comunque il trucco intatto. Con questo qui si salvi chi può, quindi ve la sconsiglio. Tanto per farvi vedere a occhio nudo così potete capire che non c'è nessuna differenza tra questi due. Però, preferisco di gran lunga Kiko. E questo magari costa 9 euro, però non ne vale la pena. Un altro che vi volevo consigliare, purtroppo l'ho quasi finito, è il Kejal Blu della Dior. Cioè, è buonissimo, ragazzi. Cioè, guardate questo blu. Il colore blu è una favola, a parte che il numero 167 costa 20 euro. Purtroppo l'ho quasi finito, ahimè. Però ve lo consiglio perché è buonissimo. E niente, sono contenta di come stanno andando le cose, che apprezzate molto i miei trucchi. Ho trovato finalmente la posizione per fare video. E ne sono davvero felice, finalmente, almeno un po' di critiche se ne sono volatilizzate. Niente, mi raccomando, ho finito le richieste, purtroppo se avete altre richieste, mi raccomando, anche su review, su qualsiasi cosa ragazzi, mi potete chiedere anche, mi fate che ne so, la sua biancheria intima, io l'ho sempre detto, finché sono su YouTube. Posso far vedere qualunque cosa, no? Sempre nei limiti, ovviamente. Un bacione, ciao ragazze. That tonight's gonna be a good night.